Buonasera ragazze, oggi vi farò vedere come realizzare questo cartamodello sagoma per puzzle portafoto. Già avevo provato a farlo di nuovo, però si è staccato il video, quindi lo rifacciamo in modo tale che sia tutto il passaggio ben chiaro. Allora, partendo da un angolo dritto, ovviamente, andate a segnarvi 10 centimetri almeno, io l'ho fatto così. Poi potete variare anche con le misure più grandi e più piccole. A me serviva questa misura. Poi 10 centimetri a salire, ci disegniamo, e 10 centimetri a salire di qui. E poi ci andiamo a prendere la misura nell'angolo di sopra. Perfetto. E ce l'andiamo a tracciare così. Uno e due. Non è dritto, quindi andiamo a raddrizzare un altro pochino. Dopodiché andiamo a creare le alette. Io ovviamente le disegno a mano, potete dare la forma che volete, ne potete fare 2, 3, 4, come vi piace più a voi. Più o meno cerchiamo di fare un disegno simile più possibile, e poi magari ce lo andiamo a aggiustare quando andiamo a tagliare. All'incirca dovrà essere 2 cm, non di più, perché poi giustamente vengono troppo grandi. Quindi all'incirca, vabbè, questo è venuto 1 cm, forse un po' troppo piccolo, quindi io lo vado ad ingrandire un altro pochino. Più o meno così. Allora, questi due angoli io non li disegno, perché poi vi farò vedere come farli, per farli combaciare con questi. Quindi, ora che mi sono creata questo angolo in queste alette, me lo vado a tagliare. Se viene meglio col taglierino, viene meglio con il bisturi, potete utilizzare quello che volete. Io taglio con la forbicina. Ah, la scatola, che questo cartoncino che ho utilizzato di una scatola di brioche, quindi potete riciclare benissimo qualsiasi cosa per crearvi i vostri cartamodello. Andiamo a tagliare. Così. E già abbiamo la nostra base. Ora andiamo semplicemente a
appoggiare così, al contrario, anzi. Allora, e va così, quindi ci andiamo ad appoggiare questo qua di sopra, sotto così, e ci andiamo a riprendere la forma, in modo tale che poi quando andiamo a crearli vengono tutti uguali. Questo qua laterale nell'altro lato. E lo andiamo sempre a disegnare. Vedete, molto facile. Cercate di mantenerlo fermo in modo tale che venga preciso. E voilà. E si taglia. Vedete, molto 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 semplice. Cercate di essere più precise possibile. Uno e due. Questo l'abbiamo fatto, già ci siamo creati il nostro cartamodello. Ora, per fare il riquadro centrale, ho vi creato un'altra sagoma in modo tale che avete due basi e lavorare su due basi, o semplicemente ve le andate a creare da qui prendendo le misure. Prendete le misure dalla distanza da dove c'è l'incavatura fino al bordino. Qui mi segna 8,5 e in teoria dovrebbe essere 8,5 pure sopra. Esatto. Quindi io potrei farlo pure di 7 centimetri di larghezza. Quindi ci andiamo a fare più o meno 7 mm e 7 mm di qua. Stessa cosa sopra e sotto. Quindi 8,5, 7 mm e 7 mm. Stessa cosa da qua, 7 mm e 7 mm, e ci andiamo a tracciare righe. Le righe non ha importanza se le vado un po' più lunghe, tanto poi andate a tagliare giuste 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 giuste. Ok, così è dritto e tagliamo.
partendo sempre da un angolo. Col taglierino, forse è meglio col taglierino, però qui col taglierino forse è meglio. Andiamo a tagliare, ci aiutiamo col rivello, ovviamente li passiamo. Ripassiamo. Dai, magari non ho tagliato, ma andiamo a ripassare. Vado a tagliare con la forbicina, che ormai avevo tagliato con la forbicina. Perfetto. Ed ecco la vostra sagoma. Molto 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 facile. Grazie per l'attenzione. Al prossimo video, che vi farò vedere come taglierò su gomma Eva. Perché per ora sto realizzando questi puzzle, quindi vi spiegherò come tagliarli per ottimizzare il più possibile lo spazio che abbiamo del foglio di gomma Eva e per non evitare sprechi soprattutto. Quindi spero vi sia piaciuto il video. Scusate, magari mi sono un pochettino emozionata. capitano certi intoppi di diretta, ovviamente, di video. E ci vediamo alla prossima. Un bacione a tutti. Ciao ciao.